Buonasera e ben trovati al secondo appuntamento dedicato a Guardia Guardiagrele, questo speciale che va di nuovo in onda dal ristorante Patermontium di Bocca di Valle. La scorsa puntata, 15 giorni fa, abbiamo nella scorsa puntata abbiamo parlato soprattutto di Guardia Grele dal punto di vista turistico, culturale, dal punto di vista dell'artigianato. Questa sera, magari con l'ausilio dei nostri ospiti, cercheremo di approfondire meglio anche altri argomenti che stanno più a cuore alla comunità. Eh, come problemi di carattere amministrativo e lo faremo con i nostri graditi ospiti, in primis con il primo cittadino, l'ingegner Franco Caramanico, qui Buonasera. davanti a me. Poi abbiamo nei nostri, in questa sala congresso altri ospiti eh, anche per le associazioni sportive. Sentiremo per quanto riguarda il Villa San Vincenzo il dirigente Romeo dell'Arciprete, poi torniamo ad avere qui con noi. Il signor Taraborelli, Lucio Taraborelli, presidente dell'archeoclub Italia, sede di Guardia Grele. Buonasera. Abbiamo la signora Maria Antonietta Capotosto dell'Associazione Arti Antiche. Il sindaco l'abbiamo già Buonasera. presentato. Eh, torniamo a parlare di calcio. Con ehm, il giocatore il centrocampista del Guardia Grele. Mm, si tratta di Francesco adorante Buonasera. Poi abbiamo. Eh, Pierluigi dell'Arciprete dell'associazione Abruzzo Eventi. Buonasera. Buonasera a lei. E infine Carlo Colasanti. Vicepresidente del Caporosso, un'altra formazione di Guardia Grele Abbiamo tre, buonasera. Buonasera, tre su 4, purtroppo, nonostante i nostri inviti, non c'è il maiale 84 formazione eh, di seconda categoria. Pazienza. Andiamo a parlare quindi con il sindaco eh, di eh, problemi eh, più che altro amministrativi. Ma prima volevo parlare degli aspetti economici che non abbiamo trattato, almeno marginalmente trattato nella scorsa puntata. Eh, a Guardiagrele c'è l'artigianato ma ci sono anche delle industrie, vero? Sì, Guardiagrele diciamo, da sempre eh, si è caratterizzata per uno spirito imprenditoriale che mh, nel passato, devo dire il vero, ha, ha, si hanno consentito pure ai comuni limitrofi comunque di sviluppare il discorso industriale. Non dimentichiamoci che gran parte delle imprese di Guardiagrele negli anni scorsi... Eh, sono stati costretti a, così, a emigrare nei paesi vicini per problemi di carattere urbanistico. Finalmente da qualche anno abbiamo la nostra zona industriale, quindi c'è stata un'inversione eh, di tendenza eh, un e eh, tre aree artigianali che cominciano no, eh, così a riempirsi, a completarsi. Questa tradizione ha fatto sì che con Guardia Grele, che da un punto di vista economico in base ai dati regionali del Cresa, è posizionata tra i primi posti a livello di reddito pro capito. Noi siamo quarta e quinta posizione all'interno della provincia di Chiti. Questo dipende sicuramente dall'intraprendente dei nostri imprenditori, oltre naturalmente dipende pure dalle opportunità. Che l'amministrazione ha creato in questi ultimi anni. Bene, direi di far intervenire anche l'unico consigliere provinciale del, del paese di Guardia Guardiagrele. Si tratta andiamo vicino, vicino a lui del signor Donatello Di Prinzio. Magari se vuole venire qua cortesemente, passando davanti alla telecamera, allora vogliamo parlare di che cosa sta facendo. Buonasera intanto, Buonasera. Che, che cosa sta facendo la provincia per Guardia Guardiagrele. Beh, in questi anni di attività dell'amministrazione provinciale stiamo cercando di impegnarci soprattutto per quanto riguarda la viabilità, visto le deleghe venute dalla regione alla provincia a tutte le province in materia di viabilità, quindi tutte le strade statali che sono passate in nostra competenza, stiamo provvedendo al loro adeguamento per le norme al codice della strada e per quanto riguarda la sistemazione, visto che molte strade statali sono state da tempo lasciate all'abbandono. Noi abbiamo una molto importante che attraversa tutto il centro di Guardia Grele, che è diciamo, la porta d'ingresso del nostro paese che non, è, non ha avuto mai una cura e una adeguata manutenzione e eh, tra l'altro è anche carente di tutti i servizi necessari per, eh, per la cittadinanza, non è priva di marciapiedi, di illuminazione adeguata, di alberatura, quindi per un centro così importante come Guardia Grele ritengo che questo sia una delle priorità che noi dobbiamo dare, tant'è che abbiamo avuto già un finanziamento cospicuo di circa 500 mila euro ed in fase di re redazione del progetto per la realizzazione dei marciapiedi e la messa eh, a norma della strada marruccina. Eh, per quanto riguarda poi anche altre viabilità sia sulla ex strada statale che collega Guardia Grele con Castelfrentano, eh, la traversa provinciale di Guardia Grele, tutti eh, interventi già in, in gran parte realizzati ed altri in fase di progettazione. Eh, Un'altra peculiarità che io ho voluto dare per contraddistinguere un po' l'attività dell'amministrazione provinciale era quello di eh, collaborare con l'amministrazione comunale per quanto riguarda il turismo e la cultura e c'è stato un ottimo connubio tra noi e il Comune di Guardia Grele per molte manifestazioni a livello turistico e a livello culturale eh, durante questi anni. E una cosa che abbiamo voluto anche eh, accentuare moltissimo è quella della collaborazione con le associazioni. Eh, qui a Borregheria abbiamo collaborato molto con quasi tutte le associazioni locali, sia che si occupano in campo turistico sia in campo culturale per organizzare eh, manifestazioni di ogni genere. Molto importante è stato quest'inverno: un, uh, un tocco diverso che abbiamo voluto dare era quello di collaborare con le realtà ecclesiastiche, diciamo così, ma eh, con le parrocchie importanti, quindi sia la preposizione Santa Maria Maggiore con la parrocchia dei Cappuccini per delle manifestazioni che riguardavano concerti di musica classica. Qui devo ringraziare anche il presidente Taro Borrelli dell'Archeoclub che questo è stato un connubio tra eh, diciamo, musica, quindi cultura, e, eh, tra, eh, musica e cultura. quindi abbiamo avuto la loro collaborazione con l'apertura la, del museo archeologico, la collaborazione a proposito di Sant'Emmanuele Maggiore per l'apertura del museo del Duomo. Eh, poi altre iniziative molto importanti è per quanto riguarda l'edilizia scolastica e la pubblica istruzione, noi abbiamo un. Complesso eh, abbastanza grande in Via Grele, eh, l'hanno citato i ragazzi prima del calcio a 5, la famosa palestra che utilizzano. Eh, lì abbiamo due sedi staccate sia dell'ITC, del commerciale di eh, Casoli, che del liceo scientifico di Francavilla, eh, che non hanno un'adeguata eh, risonanza sul territorio. Noi abbiamo un bacino di circa 27.000 abitanti e ci troviamo ad essere sedi staccate di altre realtà anche minori e questa è una proposta che ho lanciato l'anno scorso, è quella di creare un polo scolastico qui a Guardiagrele, un polo scolastico che possa raggruppare un po' tutti i centri pedemontani, abbattendo i costi di trasporto anche per le famiglie e per gli alunni e dando maggiori servizi, quindi creando una presidenza qui a Guardiagrele con l'accorpamento anche delle scuole medie. Questo anche per Diciamo, eh, decentrare, eh, perché eh, il, la direzione didattica delle scuole medie comprendeva anche altri centri vicini e dà la possibilità anche a questi altri centri minori di avere un loro, una loro direzione didattica per quanto riguarda le scuole medie. Eh, poi ci sono anche altre attività che eh, riguardano il campo del, dell'industria dell'artigianato, più che altro per, per finanziamenti e contributi che eroghiamo annualmente per le piccole e medie imprese. È stata un, una grossa iniziativa quella della Regione Abruzzo eh, facendo gestire dei fondi alle province, i famosi PIT, e sul nostro territorio abbiamo avuto un grosso risultato, eh, sono stati finanziati ben 28 aziende. E il nostro comune ma anche i comuni vicini hanno avuto dei contributi per opere pubbliche per un investimento globale di circa 3 milioni e 500 euro quindi diciamo che la presenza della provincia è stata molto forte è stata mh, sempre presente sul territorio e credo di aver fatto dal ruolo che rivesto e che ricopro il mio dovere poi saranno gli altri a giudicare Bene ringraziamo Donatello Di Prinzio consigliere provinciale si può accomodare grazie Bene, quindi Sindaco abbiamo sentito che c'è un connubio tra provincia e comune abbastanza proficuo, sì. vero? Sì, devo dire che mo, al di là delle appartenenze politiche, comunque c'è stata in questi anni, mh, abbiamo portato avanti con spirito di collaborazione diverse iniziative con il consigliere provinciale Donatello Di Prinzi. Quindi non ho problema ad affermarla, a riconoscere è stata una collaborazione reciproca che ci ha permesso pure di, di, di fare degli interventi quello che lui ricordava. Poi è chiaro, in campagna elettorale si metteranno magari in evidenza le cose che vanno, quelle che non vanno, e comunque da un punto di vista amministrativo effettivamente... Eh... Bisogna riconoscere che siete andati d'accordo sì, sì, sì. e così abbiamo collaborato. Bene, grazie per il momento ai nostri ospiti, la linea va ai nostri sponsor e poi torneremo con questa trasmissione. E torniamo di nuovo dal ristorante Patermontium di Bocca di Valle, siamo nella sala congressi di questo bel locale che invito a visitare per la seconda parte di speciale Guardia Grele. Prima di affrontare temi più scottanti, più interessanti per i cittadini, Apriamo una parentesi dedicata allo sport e parliamo di tutte e tre le formazioni guardiesi che sono presenti. Manca purtroppo, lo ripeto, il Maiella 84 che purtroppo non è stata presente nonostante il nostro ripetuto invito. E abbiamo qui eh, Francesca Dorante, eh, centrocampista delle Guardia Grele, un momento magico, dicevamo con Paolo Iezzi nella scorsa puntata. Lo confermi tu? Sì, sì, sì. Eh, il campionato sta andando benissimo al di là delle nostre aspettative, come ha detto Paolo, perché eravamo partiti per disputare un campionato mediocre, dignitoso, però non di, di alta classifica. Le cose ci stanno andando bene. Siamo una squadra giovanissima, composta da ragazzi giovani, validi, di un paio di elementi esperti che ci, ci fanno fare quel salto di qualità. E abbiamo creato un entusiasmo a Guardiagrele perché c'è molta gente che ci segue e questo sicuramente è merito nostro, c'è cioè della squadra che ha creato questa voglia di calcio a Guardiagrele, abbiamo degli ultra che ci seguono ogni domenica, sia in casa che fuori, organizzano trasferte e questo sicuramente ci, ci fa molto piacere, vuol dire che stiamo facendo cioè, qualcosa di, di importante per Guardiagrele. Speriamo di continuare così e poi se riusciamo nell'impresa di risalire, anche noi come il calcetto cercheremo di portare il nome di Guardia Grele al di fuori del, diciamo, dell'Abruzzo. Sindaco, in caso di augurabile promozione in Serie D del Guardia Grele, l'impianto di gioco ha bisogno di qualche eh, ulteriore lavoro oppure qui andiamo a toccare un tasto dolente? No, no, no. Almeno tocchiamo un tasto in cui siamo preparati, ma noi già abbiamo previsto comunque il Guardia Grele poteva avere queste che abbiamo già realizzato il mandinerba che penso che sia uno dei, dei mandi più migliori a livello, a livello regionale. Ormai sono quasi ultimati i nuovi spogliatoi e abbiamo programmato degli interventi per sistemare la tribune, per cui possiamo tranquillamente andare nella serie superiore che il campo certo non è dei migliori a livello. Regionale, ma sicuramente siamo attrezzati bene. Bene, mi fa piacere. Andiamo a parlare adesso, usando un po' un ordine gerarchico. Quindi il Villa San Vincenzo arriverà per ultimo il Caporosso. Che da quest'anno è la seconda squadra di Guardia Greele, quindi motivo d'orgoglio, nonostante adesso forse il campionato non sia esaltante, però bisogna accontentarsi come primo anno. No? Ma non dire diciamo: metà classifica eh, preventivato, diciamo, un, come all'inizio. All la salvezza, quindi trovarsi a metà classifica, prendersi anche qualche bella soddisfazione, secondo me è un buon campionato per, per il primo di prima categoria. Da qualche anno avete anche un vostro terreno di gioco che il comune ha costruito in Contrada Santa Lucia dove si allena anche il Guardiagreme. Sì, sì, questo dobbiamo ringraziare il qui presente Sindaco che finalmente dopo tante battaglie, siccome noi abbiamo avuto la squadra sette anni fa, abbiamo costituito questa società e Quindi i primi cinque anni abbiamo dovuto emigrare in vari paesi vicini, San Martino, Fara e altri posti. Finalmente due anni fa abbiamo avuto il nostro campo finalmente, non diciamo tutto nostro, perché è a disposizione del Guardia Vile per quanto riguarda gli allenamenti eppure tutto il settore giovanile. E poi anche con maiello 84 sia per le partite che per gli allenamenti, però eh, diciamo che è una. una Ottima realtà per quanto riguarda la struttura, un po' meno per il campo di gioco che vedremo in futuro con, no, sì, no. Di, di poter realizzare qualcosa di migliore. Però ci accontentiamo. Bene. E adesso buoni ultimi, ma spero soltanto per quest'anno. Anche a voi auguriamo fortuna migliore al Villa San Vincenzo, anche se mi sembra, però, rispetto agli anni passati non state andando benissimo, vero? Eh, ne parliamo con il dirigente del Villa San Vincenzo, vero? Bene, probabilmente, probabilmente lei non ha visto l'ultima classifica perché siete risaliti? siamo risaliti abbastanza il nostro è il venticinquesimo anno di attività e praticamente lo vorremmo festeggiare con il salto di categoria perché militiamo in zona playoff e quindi cerchiamo di andare avanti su questa, su questa strada voglio ringraziare, voglio cogliere l'occasione per ringraziare i nostri ragazzi che in mezzo al campo danno tutto quello che possono dare, poi anche l'allenatore che mi ha seguito in trasmissione... Eh sì, ce l'ho qui vicino a me. Sta, sta vicino a lei, quindi voglio ringraziarlo pubblicamente per quello che sta dando a questa squadra. L'allenatore del Villa San Vincenzo, Giuseppe Giandonato. Allora, chiedo scusa, quindi non sta andando malissimo la squadra, vi siete ripresi. Sì, per le, per le aspettative che la società aveva. Sicuramente stiamo facendo un ottimo, un ottimo campionato. A me me l'hanno chiesto di fare un campionato tranquillo di salvezza, però adesso ci stiamo sperando di arrivare fino alla fine nella posizione che occupiamo per poter disputare gli spareggi per poi andare in prima categoria. Com'è il seguito di pubblico? Devo dire che... Una squadra molto affiatata sia a livello di società che a livello di pubblico, seguita sia in casa che fuori casa. Forse rispecchia molto quello che diceva Francesco del Guardagrete, che forse c'è questa voglia di calcio e quindi è molto seguita a Caporosso. Mi sembra che là il pubblico c'era sempre, anche sì, prima, sì, anche sì. in testa. Questo è il nostro fiore all'occhiello, perché veniamo seguiti sia per quanto riguarda le partite, sia per quanto riguarda il supporto, diciamo, finanziario per per la squadra, quindi diciamo che è una piccola realtà che domenicalmente si confronta con paesi come Fossacesio, Castelfrentano, Palombaro, noi siamo una frazione, quindi motivo d'orgoglio anche loro di sostenerci sia per quanto riguarda il tifo che per quanto riguarda economicamente, quindi le dobbiamo ringraziare tutti quanti, sia tifosi, dirigenti e tutta la collettività di Caporossa? Sì, da qui ci sono tre squadre su quattro, ma per il Comune forse non sarebbe meglio che ce ne fosse solo una quando ci sa, c'è da tirare fuori i soldi per i contributi, magari non si divide in quattro, <ride> ma se ne dà solo una. No, eh, ma eh, si riallaccio al discorso che facevo prima, Guardia Grele è una realtà un po' particolare. Eh, ci sono delle frazioni che hanno la loro entità, che pure sono distanti tra, tra di loro e che sono abituati pure, devo dirle con molta franchezza, a rimboccarsi le mani e a fare pure un po' il fai da te, perché tutte le varie associazioni qui presenti comunque si danno da fare in prima persona per risolvere pure dei problemi di carattere tecnico-amministrativo. Di fusione con la Sante non se ne parla con le altre squadre? Ma di fusione, diciamo, di, tra virgolette, è una, è una parola un po' difficile. Diciamo che c'è il sano, come si suol dire, dualismo tra le varie compagini, però se non ci sarebbero queste realtà minori dopo il Guardia Grele, sicuramente tutti questi ragazzi eh, non avrebbero spazio eh, diciamo, di esercitare sport, quindi comunque, comunque serve per, anche per loro per dargli il loro giusto spazio, quindi eh, concentrare tutto su una squadra forse a livello economico sarebbe diciamo, ideale, però a livello di, eh, di attività sportiva non è penso, Anche penso di io. Anche di fusione sociale, è, una funzione, una. Sì. è vero dell'arciprete, concorda? Sì, sì, infatti volevo aggiungere che di fusione non se ne parla, comunque i calciatori molte volte cambiano società senza nessun problema, dalla nostra alla loro. E anche loro mandano da noi quindi non abbiamo nessun problema di rivalità in questo senso certo quando c'è il derby c'è il derby perché <ride> il derby è sempre il derby quindi noi certo. lo facciamo adesso con la maglia l'abbiamo fatto con la maglia dell'84 ma quando c'era col caporosso era lo stesso il, la rivalità c'è sempre comunque sempre sana, a livello, rivalità. sana rivalità a livello sportivo Bene, ci fermiamo per un'altra breve pausa e poi andremo a sentire anche la signora Maria Antonietta eh, Capotosto, sentiremo eh, che cos'è questa associazione arti antiche. Tra poco. <music> Bentornati dal ristorante Patermontium di Bocca di Valle dove stiamo trasmettendo questa seconda parte di speciale Guardia Grele. Come avevo detto prima dei consigli dei nostri sponsor sarei andato a sentire anche la signora Maria Antonietta Capotosto che ringraziamo per essere qui con noi e ci facciamo spiegare da lei che cos'è questa associazione arti antiche. Allora, eh, l'associazione arti antiche opera Guardia Grele, organizza corsi di ricamo e corsi per la lavorazione dei metalli. Quest'anno con i corsi di ricamo abbiamo raggiunto il massimo perché siamo riusciti ad avere 130 iscritti divisi nei vari gruppi eh, di specializzazione. Abbiamo il ricamo tradizionale, il ricamo eh, che sfilature che in pratica è diciamo, il, il ricamo proprio tipico di Grelle perché eh, in Abruzzo c'è la cultura del tombolo ma a Grelle questa, cioè questa realtà non c'è. Eh, quindi eh, le, le sfilature che è proprio eh, tipico è eh, molto seguito da, dalle signore di Guardia Grele e anche da signore che vengono da fuori. Mentre i laboratori della lavorazione del metallo, eh, diciamo che riprendiamo un po' la tradizione di Guardia Grele, quella della lavorazione dell'oro, dove c'è la lavorazione a bulino, l'incisione, la lavorazione dell'argento, dell'oro, dell'ottone, che è curata dal presidente dell'associazione che momentaneamente è, è a Torino perché anche lì eh, tiene dei corsi eh, sul, di orificeria. E organizziamo manifestazioni, partecipiamo un po' nelle varie esposizioni di artigianato eh, organizzate sia dal comune che anche da altre associazioni. Abbiamo uno scopo ben preciso quest'anno, quello di fare mh, un progetto un po' ambito eh, lo studio del costume di Guardie Grelle nel 1400 che era il periodo dove Guardie Grelle aveva un, cioè uno splendore di, di vita sociale ehm, tant'è vero che si batteva moneta infatti lo scopo nostro è anche quello di, di aprire un laboratorio eh, dove ci, si riproporrà l'incisione della moneta bene un'interessante eh, attività la vostra e chiudiamo prima di tornare a parlare con il sindaco di problemi di carattere amministrativo con mh, il signor eh, Pierluigi dell'arciprete dell'associazione Abruzzo Eventi che cos'è? Allora, Bruzzave 20 è un'associazione piuttosto giovane, però viva e presente sul territorio. Organizziamo diverse manifestazioni di carattere sociale e ricreativo eh, con profonda attenzione anche a tutte le problematiche che possono riguardare la comunità nella sua varia articolazione sociale ed economica. Inoltre ritengo anche che la presenza delle associazioni sul territorio costituisca una risorsa da valorizzare da parte delle istituzioni locali, quindi da parte del comune, della provincia e della regione, anche perché in questo modo vengono coinvolte tutte le persone della comunità. E soprattutto la presenza di un numero così ehm, elevato di associazioni testimonia la generosità, l'operosità di Guardia Grele, testimonia anche il profondo senso di appartenenza che ognuno di noi nutre nei confronti della eh, collettività. E io auspico anche che ehm, ogni giorno di più ci sia un maggiore coinvolgimento di tutte le associazioni in ogni settore, cioè in ogni settore di competenza all'interno delle politiche sociali che vengono realizzate proprio dalle varie istituzioni. Bene, ringraziamo Pierluigi dell'Arciprete, adesso la linea va ai nostri sponsor, subito dopo visiteremo di nuovo la cucina del ristorante Patermontium con il signor Gino Primavera, ci presenterà alcuni piatti tipici, stasera parleremo di dolci, di vino e di pane, guardi se tra poco. Nella scorsa puntata di Speciale Guardia Grele abbiamo parlato con il signor Gino Primavera, socio del ristorante Patermontium di Bocca di Valle, lo ricordiamo il locale dal quale stiamo registrando questa serie di appuntamenti con la cittadina guardiese, dicevamo abbiamo parlato di primi piatti. Ma non solo, in questa puntata avevamo già accennato che avremmo parlato di vini, di pane e anche di dolci. Iniziamo a parlare di vini, anche in questo settore: Guardiagrele vanta eh, numerosi primati, vero? Guardiagriere, a dire la verità, non ha una grande tradizione nel vino, però ha eh, un produttore di vino. L'unico vino doc eh, guardiese è eh, il Crognaleto di Nicola Santoleri, che sicuramente si annovera tra i migliori Montepulciani eh, d'Abruzzo. Insomma, è un grande vino con una grande struttura. L'altra volta avevamo visto eh, Le braciole di Cavallo. Per quelle braciole di Cavallo ci vuole un vino potente, insomma, come lo è sicuramente eh, questo. Insomma. Di fianco al vino abbiamo un piatto. Sì, eh, poi abbiamo il farro. Guardiagrere produce farro produce farro nelle piane di Caprafico un farro molto pregiato, selezionato eh, con questo farro eh, si possono fare tantissime cose dalla pasta, eh, eh, c'è il pulse che è la semola di farro con la, eh, il quale si può fare una, una buonissima polenta che sarebbe questa qui, una polentina gratinata eh, fatta con il eh, pulse e si producono anche ottime lenticchie le lenticchie che normalmente conosciamo le lenticchie più famose ma da noi si produce una lenticchia piccola veramente di grande, di grande pregio e ovviamente il pane, eh, il pane integrale, quindi che eh, non solo è buono, ma fa anche eh, bene, eh, che viene prodotto con eh, il farro de, del casino eh, di Caprafico di Santoleri. Bene, ci spostiamo un po' più in là. Abbiamo parlato di pane, qua ci sono tanti formati di pane. Sì, sì, poi eh, eh, c'è il cuoco eh, che con la sua abilità eh, trasforma le farine in eh, manufatti che hanno anche un senso estetico, oltre ad avere eh, la bontà appunto del pane, non per niente si dice buono come il pane, insomma. Abbiamo poi eh, i dolci, ma ci sono anche altri prodotti, il miele e qui abbiamo il eh, noce e il miele di acacia. Eh, Guardiagrile produce anche miele, produce miele eh, di eh, qualità. Eh. In particolare, questo è il miele eh, bianco di una contrada di Guardia di Villa San Vincenzo e eh, casca proprio a fagiolo perché in questi giorni di carnevale un dolce tipico nostro è il tarallo eh, cicerchiato. Eh, per fare questo tarallo è indispensabile il eh, miele. Eh, e quindi insomma, chiudiamo eh, la, la filiera. Qui vi sono altri dolci, sempre del eh, periodo di carnevale, le chiacchiere, eh, che pure fanno parte della nostra eh, tradizione. E infine abbiamo il dolce tipico, guardiese, quello che è conosciuto comunemente un po' fuori dalla vostra cittadina, le cosiddette sise di Monaca. Beh, certo, se le braciole di cavallo rappresentano eh, il massimo della nostra tradizione nel salato, eh, le sise delle monache rappresentano il massimo della tradizione nel dolce. Eh, a Guardia Grele vi sono eh, due pasticcerie e solo loro possono fare eh, le sise delle monache. Eh, è un prodotto semplicissimo perché è un prodotto fatto di pan di spagna e di crema pasticcera, però eh, così come si fa qui a Guardia Grele eh, non lo fa e non lo può fare, Neanche nessuno, ed è quindi un dolce irripetibile e in altre zone. Questo ne fa eh, una, eh, non solo eh, una cosa da mangiare, ma ne fa eh, un eh, dolce mito del nostro territorio e del nostro paese. Insieme ai torroni, questi sono dei torroncini un po' duri a dire la verità, ma molto, molto particolari. Eh, un torroncino storico, il eh, torroncino Elion che pure questo fa parte de della nostra tradizione pasticcera. Bene, ringraziamo la pasticceria Lullo che ci ha portato queste sise di Monaca da mostrarvi in questa piccola rubrica dedicata alla gastronomia guardiese. Cosa vogliamo dire infine? per invogliare chi non è di Guardiagrele a venire a visitare tutti, tutti i locali ma non solo di Guardiagrele. Sì, io vorrei dire una cosa, Guardiagrele ormai è diventato un polo gastronomico, eh, c'è il Patermonteum, eh, c'è il Santa Chiara c'è Peppino di Villamaiella, c'è Raselli, eh, a Bocca di Valle ci sono degli agriturismi, eh, c'è Tabua Guardiagrele, ci sono tantissime, dimentico sicuramente qualcosa, ma ci sono tantissime realtà gastronomiche cresciute. Eh, eh, negli ultimi tempi con il capo storico che è Villa Maiella sicuramente e quindi chi viene a Guardia Grele trova da mangiare, trova da mangiare di gran qualità e trova non solo ciò che si mangia eh, con la bocca e, e poi con la pancia ma trova anche ciò che si mangia con la testa, cioè trova la cultura del cibo e quindi trova eh, la tradizione, eh, eh, è tutto un complesso in particolare Patermontium ha questi fini, quello di diffondere la cultura gastronomica del territorio per esempio facciamo dei corsi di cucina, facciamo dei corsi sulle erbe spontanee per esempio eh, e quindi eh, il nostro motto è proprio questo, eh, maggiore legame al eh, territorio, alle eh, nostre cose, per valorizzare il cibo non solo come eh, fatto eh, nutrizionale, ma soprattutto come fatto culturale. Bene, ringraziamo il signor Primavera per averci mostrato tutto questo ben di Dio. Noi proseguiamo la nostra trasmissione sempre da questi locali del ristorante Patermontium di Bocca di Valle. Tra poco. Ed eccoci tornati dopo aver visto con il signor Gino Primavera, socio del ristorante Patermontium, alcune specialità guardiesi e soprattutto vini, dolci e pane. Andiamo a parlare in questa seconda parte con l'ingegnere Franco Gramanico, primo cittadino di Guardia Grele, delle opere pubbliche che il Comune ha intenzione di realizzare, magari che sono in corso d'opera a Guardia Grele. Sì, diciamo che l'attività, non per essere vanitosa, ma è un'attività molto intensa. Abbiamo mh, diverse opere in corso, altre in fase di, di appalto e altre in fase di programmazione di carattere più generale. Cerco così di fare una breve carrellata: gli diciamo, appalti in corso, eh, quelli più importanti, sicuramente uno degli interventi più importanti è quello dell'utilizzo dei fondi della legge 64-99 che permetterà all'amministrazione di recuperare un'altra un struttura eh, diciamo, abbandonata ormai da tempo, mi riferisco all'ex mercato coperto di Via Orientale che verrà eh, ristrutturata a breve, tra l'altro i lavori sono stati consegnati già da alcuni mesi, ma comunque dovrebbero iniziare a giorni. E permetterà anche di creare una struttura mh, importante anche da un punto di vista turistico, perché verrà realizzata una piazza Belvedere, un ascensore panoramico che permetterà di collegare eh, il centro con il parcheggio più orientale. e una struttura che dovrebbe avere un carattere diciamo, utilizzato nel campo del terziario, quindi diciamo, con possibilità oppure di dare sfogo, oppure iniziative private nel campo della ristorazione, nel campo della ricettività. Poi altri interventi in corso, beh giusto per riprendere quelle già accennate in precedente sul campo sportivo comunale, quindi oltre a quelli in corso speriamo che eh, venga accettata la nostra richiesta di finanziamento per completare le tribune, poi ci sono i lavori al cimitero anche se sono eh, fermi da un po' di tempo per questioni di carattere tecnico ma penso che ricominceranno a breve. Tra gli altri lavori da appaltare abbiamo avuto diversi finanziamenti con il DOCUP 2000-2006 e voglio citare gli scavi archeologici di Comino e la realizzazione di alcuni, il completamento del Museo Archeologico eh, in Piazza San Francesco e forse l'intervento però più, più importante sicuramente è quello della sistemazione di Piazza San Francesco. Un progetto finanziato col Docupo regionale di un, che supera il milione di euro, che permetterà quindi di completare un po' eh, l'opera già avviata ormai da diversi anni: di completare quindi eh, la piazza Santa Maria Maggiore fino a San Francesco e nello stesso tempo consentirà all'amministrazione di realizzare un ostello della gioventù con l'acquisizione e la ristrutturazione di un mobile in via eh, San Giovanni. E quindi di incentivare ancora di più il turismo all'interno del centro storico. Altra piazza e altra opera da realizzare è quella, eh, prospiciente il Cinema Garden, ultimato e riaperto da poco dall'amministrazione comunale, finalmente abbiamo i fondi per poterlo completare e abbellirlo anche da un punto estetico. Il PIT, a cui faceva riferimento prima il consigliere provinciale Donatello Di Prinzio. E poi altri finanziamenti siamo riusciti a ottenerli con, a livello nazionale per il restauro dei monumenti, 400 mila euro circa i finanziamenti che permetterà all'amministrazione di intervenire sulla, sulla parte principale, quindi la porta del paese, Porta San Giovanni, e, e su, sulla chiesa di San Francesco e Santa, Santa Maria Maggiore. Eh, per quanto riguarda invece ehm, diciamo, le contrade, la parte del territorio, abbiamo diversi interventi di consolidamento nelle zone diciamo, ad alto rischio idrogeologico di, di eh, San Leonardo e di San Vincenzo. Tra l'altro, San Vincenzo, un primo lotto è già eh, stato appaltato e eh, un altro lotto verrà eh, diciamo, progettato a breve perché proprio in questi giorni è arrivato un ulteriore finanziamento di 361 mila euro, sempre per consolidamento, vedremo se. Destinaro su San Vincenzo oppure su San Leonardo. San Vincenzo abbiamo già programmato da tempo il completamento della palestra, già finanziata per eh, circa 250 milioni delle vecchie lire. E naturalmente le privati, eh, per quanto riguarda eh, le frazioni, eh, forse gli interventi che i cittadini sentono di più e aspettano, sono quelle relative al completamento della rete stradale, mi riferisco in maniera particolare a due zone particolari, quelle di eh, Voire, di Caprafico e il completamento della pubblica illuminazione che verrà appaltata a breve. Tra l'altro noi stiamo portando avanti pure altri tipi di interventi che permetteranno all'amministrazione comunque di ottimizzare diciamo, le spese nel futuro e proprio in questi giorni stiamo diciamo, completando un po' da un punto di vista formale le procedure per eh, installare eh, nel nostro impianto di pubblico pubblica illuminazione un sistema di telecontrollo ad onde guidate che permetterà all'amministrazione comunale di eh, avere un risparmio energetico di circa il 40% e, e di controllare i punti luce singolarmente uno per uno. Per cui stai attento perché se l'amministrazione vuole, senza colpo ferire, potrà spegnere la lampadina davanti al... All'abitazione di Romeo. La, la la è solo un avvertimento. Ci sono in programma, <ride> oh <no. ride> eh, in programma diciamo, delle iniziative abbastanza eh, interessanti. Mi riferisco all'opportunità offerta da un bando regionale, dal titolo Contratti di Quartiere 2, che dà la possibilità all'amministrazione comunale di intervenire su quartieri degradati per eh, diciamo, recuperarla non solo da un punto di vista urbanistico, questa è la cosa la novità, ma anche da un punto di vista sociale e occupazionale. E questo ci ha permesso e ci, sta, eh, ci consente in questo periodo di affrontare determinate politiche e problematiche di riorganizzazione dell'area dei cappuccini, che è l'area che è stata individuata così dalla Giunta, anche se poi sarà il Consiglio a stabilire eh, diciamo nel dettaglio quale sarà l'intervento di affrontare una discussione aperta insieme con i cittadini per scegliere insieme a loro le, le soluzioni migliori. Quindi potremmo presentare progetti che vanno da un milione a due milioni di euro. Non siamo molto ottimisti perché i fondi, sappiamo, a livello regionale sono quelli che sono, però ecco, noi, eh, noi ci vogliamo puntare e puntare seriamente. Poi ci sono altri sogni nel cassetto, la famosa cabinovia di cui parliamo da diversi anni, qui finanziamenti veramente di altro di altro livello, il sistema museale e tante altre opere che comunque ci auguriamo di poter eh, mettere in cantiere naturalmente con gli altri enti superiori. Ah, chiudo un'ultima parentesi: sì. eh, un altro riconoscimento che abbiamo avuto a livello regionale per eh, l'attività svolta nel campo ambientale ed energetico è di aver avuto eh, tre, ben tre progetti finanziati per eh, le fonti alternative dei tetti fotovoltaici. E la Regione Abruzzo ci ha onorato, ultimamente mi è stato comunicato, di aver inserito il Comune di Guardia Grela all'interno di un progetto di carattere comunitario Interreg 3 e il riconoscimento dei borghi più belli d'Italia ci darà la possibilità a breve di poter accedere a finanziamenti di circa 300.000 euro per il recupero dei centri storici. Bene, torneremo tra poco a parlare con il sindaco ma anche con qualche altro ospite per la parte conclusiva di questo secondo appuntamento dedicato a Guardia Grele. Adesso l'ultimo passaggio pubblicitario dei nostri sponsor. Ed eccoci tornati per l'ultima parte di eh, Speciale Guardia Grele, il secondo appuntamento, oh, a distanza di 15 giorni abbiamo riproposto una trasmissione dedicata a questo paese che è tra i più popolosi della provincia di Chieti. Però mi sembra che prima sindaco Guardia Grele contasse un sacco di abitanti in più, vero? Beh sì, Guardia Grele mh, fino a qualche anno fa mh, superava i 10.000 abitanti. Eh, oggi siamo leggermente al di sotto, anche se, eh, quindi c'è uno spopolamento eh, intorno al 2%, eh, c'è stato in questi anni, anche se dalle stime ultime pare che la tendenza sia un po' eh, in controtendente, quindi si sta recuperando. E questo grazie, non possiamo negarle, anche alla presenza di extracomunitari, in maniera particolare eh, cittadini albanesi, che opera nel nostro Paese e devo dire sono ben integrate all'interno della nostra realtà. Vogliamo parlare anche di piano regolatore. Fino a qualche decennio fa la situazione a Guardia Grele era piuttosto ferma. Adesso invece mi sembra che avete rimesso in moto l'attività edilizia. Sì, la fuga delle imprese riferisce al periodo degli anni 80, perché Guardia Grele poi ha avuto un piano regolatore approvato, se non erro, definitivamente dal 1986, e, però ecco, poi, dopo l'approvazione del piano regolatore è stato necessario portare avanti un'attività uh, un diciamo, da un punto di vista urbanistico per l'approvazione di tutta una serie di piani particolareggiate per le aree PEP, per le aree produttive per la zona turistica, zone di nuova espansione che hanno permesso, come si diceva prima appunto uh, il ritorno delle imprese a Guardia Grele oggi l'amministrazione comunale è impegnata ormai mh, sono già, un, da, già da un paio d'anni che eh, abbiamo avviato i lavori per la revisione generale del piano regolatore. E questo si rende necessario non solo per un fatto di carattere tecnico, perché in base alla legge urbanistica un piano regolatore dovrebbe avere una durata decennale, ma non è così. Poi di solito se tutto va bene, vent'anni sembrano pure dei tempi, tempi brevi. E per affrontare questa problematica noi abbiamo scelto una procedura diciamo un po' anomala per certi versi. Che non è quella prevista dalle leggi regionali, dalla legge 70, cercando di coinvolgere già nella formazione del piano il più possibile la cittadinanza e quindi di far venire effettivamente delle proposte al basso. Per fare questo noi abbiamo ecco, organizzato ben 27 riunioni sul territorio e abbiamo ricevuto 421 richieste da parte dei cittadini, quindi i cittadini hanno fatto sentire la loro voce. Noi è che vogliamo cercare di tener conto, e chiaro che non tutto è possibile accettare perché poi comunque c'è una programmazione che va rispettata, però sicuramente faremo tesoro di queste sollecitazioni, e, e anche perché la maggior parte vengono dalle zone, dalle, dalle zone tra virgolette, rurali, dalle contrade, dove sicuramente esistono meno vincoli da un punto di vista di programmazione. Penso che Terremo conto di queste indicazioni, creando tutta una serie di zone rurali che possano permettere ai cittadini delle frazioni, comunque, di insediarsi e di rimanere nei luoghi di origine. Poi ci sono pure delle scelte strategiche, sicuramente il piano dovrà fare, a partire dalla presenza del parco. Come si diceva prima, il parco non è solo una medaglia di cui parlare solo in determinati momenti, ma rappresenta anche un impegno di programmazione, quindi il collegamento con il centro storico, de, con la realtà di Bocca di Valle sicuramente sarà eh, uno dei temi fondamentali che richiederà maggiore attenzione. E naturalmente legato pure alla, um, agli obiettivi di sviluppo di questa amministrazione, legato al turismo, eh, si terrà conto in maniera particolare proprio di queste zone, quindi Bocca di Valle e la zona di Comino con le Moniche, perché sono delle zone molto interessanti anche da un punto di vista turistico, eh, perché qui dobbiamo un po' invertire la rotta rispetto agli anni precedenti e specialmente all'interno del parco eh, noi vogliamo pensare a una ricettività diffusa, quindi al recupero delle vecchie abitazioni da mettere in rete, eh, perché è questo oggi che il mercato vuole, specialmente da parte del, dei cittadini degli stranieri inglesi e tedeschi che fanno riferimento sempre di più alla nostra regione, questo è un modello di sviluppo che noi vogliamo portare avanti, poi ci sono sicuramente problemi di viabilità che vanno definiti e quindi penso che diciamo, a breve eh, potremmo così concludere questa prima fase, andare in Consiglio Comunale e lì poi avviare la fase più formale di adozione, pubblicazione, osservazione per arrivare all'approvazione definitiva. Prima il consigliere provinciale parlava di strade e a livello comunale avete anche voi delle competenze in un comune comunque abbastanza grande anche come superficie. Sì, a parte la superficie che è la stessa del comune di Chidi, noi abbiamo una superficie di 56 km quadri, però eh, rispetto a Chidi forse abbiamo qualche problema in più, perché noi abbiamo sempre eh, in base alla distanza tra le varie frazioni, noi abbiamo una rete di strade comunale che supera i 120 km. Quindi è chiaro che manutenzionare 120 km di rete stradale ci crea qualche problema eh, nel momento in cui non finiamo a sistemarle tutte che subito ci siamo punti da capo. E certo con l'intervento programmato per quest'anno pensiamo di tamponare un po' la situazione e di cominciare ad avere un periodo di maggiore respiro, però sicuramente assorbe la rete stradale, la sistemazione assorbe tante risorse. Per quanto riguarda gli aspetti le manifestazioni culturali per quest'estate, in chiusura che cosa possiamo dire in mancanza dell'assessore Balmeria? Ma, io vorrei sottolineare, ma a parte eh, le varie manifestazioni che comunque eh, si fanno ogni anno dell'estate guardiese e poi la manifestazione a cui faceva riferimento pure Antonietta prima, eh, penso che un, noi vogliamo cercare di potenziare le manifestazioni che si fanno il sabato sera, organizzate al Centro Commerciale Naturale, che hanno dato un uh, grande respiro alle pure alle attività commerciali uh, del Centro Storico, e che noi pensiamo di potenziare, quindi non solo il periodo uh, di agosto, ma tutti sabato sera a Guardia Io Mi auguro che un invito che faccio ai telespettatori, perché penso che sia ormai una bella realtà sperimentata che vogliamo portare avanti. Bene, ringraziamo il Sindaco, poi a lui le ultime battute per i saluti finali alla cittadinanza. E, e non avevamo sentito in questa puntata eh, Lucio Taraborelli, presidente dell'Archeoclub Italia, sede di Guardia Grele. Nella scorsa puntata, 15 giorni fa, avevamo parlato delle ricchezze dal punto di vista archeologico che sono state ritrovate eh, qui nei dintorni a Comino. Ci sono dei reperti interessanti, e dove si trovano? Sì, ci sono dei reperti molto interessanti rinvenuti nello scavo di Comino, eh, sono materiali databili tra il X e il IX secolo a.C. Um, una ventina dei corredi delle 65 tombe finora trovate nello scavo archeologico di Comino sono nel Museo di Guardia Grele. Eh, attualmente tre corredi sono esposti in una mostra che resterà aperta fino al mese di giugno al Museo Nazionale di Chieti e sono corredi femminili esposti nell'ambito di una mostra sulla moda e il costume in età protostorica, e sono dei corredi veramente, veramente straordinari. Ma la ricchezza archeologica di Guardiagheri non viene soltanto da, da Comino, perché ci sono altre località che hanno una notevole valenza archeologica, a partire da Piano la Torre, Caprafico, Santa Lucia, la zona di Colle Martino, la zona dei Confini, sono tutte località che hanno restituito materiali che si potrebbero esporre in un museo archeologico, in un polo museale che potrebbe veramente diventare il fiore all'occhiello di questa città, in quanto c'è già il Museo del Duomo che è una realtà oramai insomma, consolidata, il museo archeologico, c'è un museo del costume e delle tradizioni, c'è la mostra dell'artigianato. Quindi veramente Guardiani potrebbe disporre di una struttura, di un polo museale. Che veramente potrebbe offrire qualcosa di eh, alternativo proprio dal punto di vista del turismo. Bene, ringraziamo Lucio Taraborelli e, e battute finali con il Sindaco. Abbiamo chiuso questo doppio ciclo di trasmissioni, speriamo sia stato di vostro gradimento. Che cosa possiamo dire ai cittadini, Sindaco? Ma guardi, io mh, devo dire che è chiaro che ogni sindaco è orgoglioso del paese che amministra, questo è fuori discussione. Eh, Guardia Grele però ha, qualche, ha una caratteristica, ha un qualcosa di particolare che poi è un qualcosa che viene riconosciuto, ci viene riconosciuto un po' da tutti, insomma, dai comuni limitrofi, il nostro caro concittadino Don Giacinto Aurite, l'inventore del CIMEC che tra l'altro ha fatto parlare, ha portato Guardia Grele alle croniche a livello internazionale, definisce un paese di pazzi, però di pazzi seri, non di pazzi sexy, per dire una battuta, per dire comunque che lo spirito di operazità eh, dei guardiesi è qualcosa riconosciuto a qualsiasi livello e proprio ehm, diciamo, quello che si è detto pure in questa trasmissione e l'intervento delle varie associazioni e io veramente colgo l'occasione per ringraziare in maniera particolare ma non senza nulla tolere le altre eh, le squadre di calcio qui presenti perché effettivamente poi che mi costringono a me il pomeriggio a fare dei salti mortali per andare a vedere le partite, tutte le parti d'Abruzzo, a questo punto questo è un altro discorso. No? Però ehm, veramente è un, un paese che mh, esprime varie, uh, varie sfaccettature. Eh, voglio sottolineare una a conclusione, quella della solidarietà. E noi abbiamo un nostro concittadino, Emidio Yezi, che ha avuto il riconoscimento dei giusti tra le nazioni dello Stato di Israele, il massimo riconoscimento dello Stato di Israele perché in tempi, vabbè, dopo, durante il conflitto della Seconda Guerra Mondiale è stato diciamo, attore di iniziative di carattere solidare effettivamente di notevole importanza. Un altro caro concittadino nostro, Giuseppe Ricci, che ho scoperto ultimamente, anche se abita a pescare, però lui ama definire sempre i cittadini Guardia grele, ha avuto il riconoscimento i giorni fa da parte della Camera del Commercio per gli atti di solidarietà del volontariato che lui fa in Mozambico, un medico alla sua bellezza di 75 anni che preferisce passare la sua vecchia. Chiaia facendo del bene. Ecco, ce ne sono tanti altri. La nostra storia è una storia fatta pure di atti di solidarietà. Elio Toaf scrive un suo libro che della generosità dei guardiesi nel dopoguerra. E una internata ebrea, permettete, non ricordo il nome, forse l'assessore Palmeri sicuramente poteva essere più bravo di me, che ha vissuto a Guardia Grele dal 1940 al 1943, ha definito in un suo libro... Quell'esperienza, i tre anni migliori della sua vita, gli hanno vissuti a Guardia Grele Quindi, questa, questa nostra storia e questa nostra attività, questi nostri personaggi, sicuramente sono un motivo di orgoglio per tutti quanti. Bene, ringraziamo tutti i nostri ospiti intervenuti al ristorante Padermontium il sindaco Franco Caramanico il primo cittadino di Guardia Grele che ha chiuso questa seconda puntata dedicata a Guardia Grele noi ci salutiamo per questa puntata ci ritroveremo domenica prossima dove torneremo ad occuparci di Atessa e delle zone del Sangro con il nostro eh, appuntamento quindicinale Il Corridoio e poi avremo altre trasmissioni dedicate agli altri comuni della provincia di Chieti grazie a tutti e buona serata Buonasera.